Eccoci! Buongiorno. Siamo live! Ciao Sara, come stai? Ciao Rosy Claire, bene, benissimo. Come va? Molto bene, molto bene. ci siamo in diretta, inizia a collegarsi le persone, quindi noi comunque partiamo. Intanto presento Sara. Sara è pedagogista, lavora come consulente pedagogico fra famiglie e figli e si occupa moltissimo sull'adolescente, quindi sull'adolescenza, quindi lavora tantissimo con le famiglie, con i ragazzi, con i ragazzuoli, Sì. con i fanciulli. Niente, questo argomento secondo me è un argomento che io volevo toccare tanto in diretta perché no, io mi occupo basicamente, no, di lavorare sulla prevenzione e su quello che è l'educazione rispettosa nei primi anni di vita, no? Primi 7, 8, 9 anni di vita, poi dopo, no, arriva un momento che i bambini crescono e tanti genitori si trovano in difficoltà, Sara. Beh, intanto, dai, saluto un attimo, così magari inizio. Sei un po' in ansia? Sì, sono un po' in ansia. No, no, Sono, dai, le dai. live mi danno ansia. No, no, sono molto contenta di essere qua, infatti, grazie. Grazie dell'ospitalità. È Bene. piacere. Guarda Sara, io ho visto i tuoi video su YouTube, potete andare a vedere sul canale della Sara, che hai spiegato in due video, no, quello che succedeva, perché poi dobbiamo dire che ogni tappa evolutiva va legata, logicamente, a un sviluppo cerebrale, cioè è proprio il Certo. sviluppo cerebrale che ci porta a comportarci in un modo piuttosto che un altro. Io a Certo. volte io ho pubblicato due, diciamo, pezzi, no, che parlavano dell'adolescente 4.000 anni fa, cercando informazione sull'adolescenza, mi sono reso conto che già anche avanti Cristo, Socrate diceva delle cose dell'adolescente, la stessa cosa che diciamo oggi come oggi. Quindi è una fase, no? Una fase importante, è un cambiamento importante, no? E a volte la gente, quando i bambini sono piccoli, hanno paura di quando arriva l'adolescenza, no? Oh, che paura, oh mamma mia, che paura! Perché sembra che l'adolescenza sia una malattia. No, ecco. Sembra che fosse come se fosse, non so, non so, un moscone nero, e puzzica il bambino e magicamente diventa un altro ragazzo. Però Esatto, alcuni genitori dicono così, dicono proprio esatto, così. Dov'è prima. mio figlio? Dov'è andato mia figlia? Esatto, prima però, come sempre, noi ci esposiamo con la neuroscienza e con quello che sono gli studi scientifici. Raccontaci un po', Sara, cosa succede nel cervello del ragazzo e ragazza. Sarò molto semplice perché poi appunto Vai. non stiamo ad addentrarci in campi che non sono nostri, però sostanzialmente cosa succede? Lo sviluppo del cervello inizia dalla parte posteriore fino alla parte anteriore, quindi prima si sviluppano tutte le parti del cervello che sono appunto in posizione posteriore, quindi talamo, ipotalamo, l'amigdala che è lì presente, il lobo occipitale, quindi quelle deputate a memoria, linguaggio. Emozioni. Emozioni, aspetti sensomotori, quindi appunto i sensi, eccetera, e poi successivamente tutti il lobo frontale che è deputato magari alla razionalità, all'organizzazione, alla pianificazione, a tutti quegli aspetti che ci permettono di fare delle scelte consapevoli, pianificate e razionali. Per questo poi alle volte sembra che i ragazzi non sappiano bene cosa accade, quali sono le conseguenze delle loro azioni, proprio perché agiscono magari più di impulso, con quella parte un po' più Primitiva, arcaica. primitiva, bravissima, primordiale, esattamente. E questo è quanto. Poi c'è un altro aspetto che se da piccolini i ragazzini, i bambini hanno tanti neuroni, quindi tanti mattoncini, hanno scarsa mielina, quindi quella sostanza che permette una buona connessione, come si trovano con un cervello con un sacco di mattoncini e non sapere tanto come usarli, quindi una macchina molto potente, ma non sanno guidarla. E cosa succede in adolescenza? C'è questa cosa che si chiama potatura, la chiamano potatura sinaptica, proprio perché è come se viene fatta una scrematura di tutti questi neuroni. Ma come la fanno? Uno dice, ma perché non possono tenerli tutti quanti? No, proprio per una maggiore organizzazione. E come si organizza? Tengo quello che io ho usato di più, lo sedimento, quindi la mielina poi va a sedimentare queste connessioni neuronali, e butto via quello che non mi è servito.
Quindi per questo è così importante far fare tante esperienze, ampliare il bagaglio conoscitivo, proprio perché in questo modo non li buttiamo via tutti questi bei neuroni che abbiamo, ma anzi andiamo a sedimentarli. E in adolescenza è una fase ancora più importante, perché è lì che diamo una struttura e un'interconnessione efficace. Per quello dico sempre che l'adolescenza è un'età incredibile, perché ha un potenziale enorme, ma ovviamente c'è un rovescio della medaglia. Tanto possiamo potenziare dando qualità, dando varietà, tanto possiamo deprivare o sedimentare anche malessere o situazioni faticose. Ecco, è lì dove volevo arrivare. Volevo arrivare. Io sempre le dico, no, alle mamme del family training, perché io ho un pezzettino, un modulo che parla, no, dei 8 anni fino ai 21 anni, quindi andiamo a parlare un po' su questo. Però sempre dico, e il cervello in ristrutturazione. Immaginate una cassa in ristrutturazione. Com'è la cassa in ristrutturazione? È incasinata, non si capisce dove passare, tutto pieno di polvere, i sassi, tutta questa roba qua. Quindi dobbiamo partire dal presupposto che il bambino già sta, no, vivendo un cambiamento neurale che le crea molta confusione, però ci sono dei comportamenti fisiologici. Sono in ansia anche io, Sara. Dei comportamenti fisiologici, quindi cose che sono normali, che devono esserci. Certo. Quindi parlaci un attimo di questo, per dare un po' di informazione alle mamme che stanno entrando in questa importantissima fase evolutiva dei figli. Ma assolutamente, nel senso, i cambiamenti sono parte della vita, no? Anzi, io sostengo tra l'altro che c'è un'educazione continua, quindi tutti quanti possono cambiare, modificarsi nella storria della loro crescita personale fino a 80-90 anni, sempre, fino al giorno prima, lo stesso giorno della morte. Quindi alcuni cambiamenti sono fondamentali, però è ovvio che in questa fase della vita c'è tutta una situazione che, allora, i cambiamenti degli adolescenti toccano più punti. La parte fisica, ovviamente, c'è tutto un cambiamento fisico, voce, corpo, che si modifica. Un cambiamento relazionale, le relazioni diventano il perno, le relazioni amicali, soprattutto il perno della vita di un adolescente, sono gli amici, il nucleo affettivo più stretto quasi. Un cambio identitario, quindi quello che ero io da bambino, da bambina, quello che mi è sempre piaciuto, adesso forse non lo so se mi piace più. Io adesso voglio provare a metterlo in discussione. Io non sono più la persona che hanno sempre visto i miei genitori, io voglio provare a essere qualcos'altro. E quindi a volte c'è anche quella dinamica un po' espulsiva, no? Col genitore, perché se io sono sempre stato adeso, sotto controllo. A parte sotto controllo, che poi vediamo anche lì quanto poi bisogna educare alla libertà, al distacco, all'autonomia, eccetera, eccetera. Però se io sono sempre stata adesa a delle persone, in qualche modo devo anche fare un pochino una rottura, no? Quasi quasi l'adolescenza è quella fase dove io rompo un pochino i legami per poi ricostruirli un po' più forte, però bisogna un pochino di metterli alla prova, di staccarmene. Perché se no, quante volte abbiamo dei genitori che ci dicono ma io vorrei tanto che rimanesse il bambino, ma io vorrei tanto ci fosse quel legame di prima, e ogni tanto i ragazzi devono un po' sgomitare per farsi spazio. Detto ciò, non vuol dire che bisogna allontanarci, sì, va bene, allora cresci e vai per la tua strada, anzi, io sono presente, io genitore ti affianco in questa crescita, quindi ci si può arrabbiare, si può discutere, ma comunque sono presente anche per dare senso a quello che sta accadendo, a darti un contenimento affettivo, normativo, emotivo, ti aiuto a gestirla questa fase qua, non sei da solo. E anche quando ti dicono lasciami stare, io dico sempre non lasciateli, nel senso, non mollateli perché vi chiedono lasciatemi stare, anzi, in quel modo lì, con le dovute distanze, io rimango e presidio, esatto, sempre. È esattamente uguale, infatti una dottoressa in Spagna chiama quella fase dei 2 anni che chiamano il terribile 2, no? Lei la chiama l'adolescenza infantile, perché succede un processo più o meno uguale, perché il cervello c'ha un cambiamento, ok? E
qual è la cosa che noi diciamo resta al suo fianco, anche se si è per terra perché voleva l'uovo del cioccolato, resta al suo fianco, anche se ti dice mamma cattiva, brutta, brutta, vai via, no? Perché te lo dicono così a 3 anni, resta al suo fianco perché hanno bisogno di quello, no? E quindi... e te lo diranno anche dopo, brutta, cattiva, antipatica, è anche peggio. Poi non bisogna... peggio poi... se chiudono in camera e poi se erano alti, se erano più grandi, e quindi anche lì io volevo parlare di questa cosa qua, no? Che con la vecchia educazione, Sara, cosa succedeva? Che se usa la paura per creare, no, questo autoritarismo, questa autorità davanti al bambino. Ma quando questo bambino cresce, quando questo bambino diventa grande e a volte più alto, più alti di noi, perché puoi dire, la paura fisica finisce. Cioè, tu ormai, mamma, sì, mi dice che me le dai, o magari mi punisce, ma io tanto esco della mia camera, ma io tanto non me le prendo perché scappo prima di te, o poi se tu me le prendi te freno le mani, perché poi capitano questa cosa, no? Quindi io sempre dico e dirò sempre che la comunicazione, che sia vero che c'è una rottura, no? un distanziamento, non mi piace quella parola perché sembra troppo, troppo de moda, non mi piace, c'è un stacco, no? della famiglia, però comunque la comunicazione che noi potremo portare in quella fase lì importantissima si costruisce i primi anni di vita. No? Esattamente. Sarà quello che tu dici... Vai, scusami, ti ho interrotto. No, vai, vai. No, che quello che hai definito ora era proprio un punto chiave, no? Hai parlato di uno stile educativo autoritario, quindi in quello stile educativo lì, in effetti, che cosa vince? Tu fai così perché te lo dico io sono più grande, io so quello che è giusto per te, oppure se fai così ti meno, se fai così te le do. A quel punto, la prima cosa è quella che hai detto tu, quando cresce non ha più paura di te, diventa più forte di te, e quindi quell'escalation, quel uno contro uno, non c'è più un vincitore o un vinto, è una lotta. Ma il problema cos'è? Che io con quel lo fai perché te lo dico io, lo fai perché sono più grande, non gli ho insegnato niente, non ho spiegato perché alcune cose erano meglio o peggio, non ti ho spiegato perché alcune cose sono pericolose, non ti ho dato l'autonomia di capire, di scegliere. Ok, e quindi con la testa propria, no? Perché poi anche lì, ma tu c'hai 14 anni, non pensi con la tua testa? No! Se un ragazzo non viene permesso quando è bambino di scegliere il pantalone da mettersi o magari la maglietta da mettersi a 2, 3, 4, 5 anni, non possiamo pretendere che a 14 anni pensa con la sua testa. Certo, e poi c'è l'altro pezzettino. Io non solo ti aiuto a scegliere e a capire delle situazioni, ma anzi... scusa, intanto mi sono persa via, ma ti aiuto a gestire le frustrazioni, perché non sempre avrai dei sì nella vita, e all'interno dell'educazione, appunto, non essere autoritari non vuol dire essere totalmente permissivi, c'è una via di mezzo che si chiama autorevolezza, vuol dire che io comunque ti do delle norme, te le spiego e ti spiego perché questa cosa non va bene per te, non perché lo dico io, ma perché c'è un motivo, non me lo sto inventando. Ma allo stesso tempo sono pronta ad accogliere i tuoi bisogni, ad ascoltarti, come dici tu, ad aver attivato una comunicazione sempre presente, perché è lì, quando sei piccoli, che si inizia a chiacchierare, quando sei piccoli che si iniziano a fare delle cose insieme, quando sei piccoli si inizia a capire il rispetto, la questione della responsabilità, la collaborazione. È la fiducia di che se tu mi vieni a raccontare, mamma, che io ho 4 anni, questa cosa ci tengo a dirlo sempre, no? Quando usiamo il premio punizione, soprattutto le punizioni e le umiliazioni, no? Perché poi non abbiamo strumenti, nessuno sta dicendo che sono generazioni sbagliando, mettiamola così, ok? Però quando io, mamma, a 5 anni ti racconto che ho rotto il vaso della nonna, il vaso di cristallo di Boemia della nonna, ok? E tu mi punisci, io con il cacchio che ti racconterò. Quindi io imparerò a nasconderti le cose, perché ogni volta che mi avvicinavo a te per raccontarti qualcosa, che in quel momento aveva paura perché sentivo che avevo sbagliato, io mi sono sentito giudicato, io mi sono sentito punito, io mi sono sentito proprio umiliato, perché tu non hai creduto, non mi hai ascoltato, tu automaticamente mi hai messo in camera mia, vai a là, e non esci, non giochi con i tuoi amici. Quindi tutto questo c'è una conseguenza importante,
che dopo il ragazzo che già automaticamente si separa di te a 14-15 anni, già si nocera la comunicazione, qua c'è crepa ancora di più, o no? Sara. Sì, Manu dice, mio padre mi ha sempre trattata come se non ragionassi, mi ricordo la rabbia e la frustrazione. Queste, davvero è fondamentale, perché poi queste cose ce le portiamo dietro. Il sentimento della rabbia e il sentimento della frustrazione sono le cose che poi ci attivano. Questo modo di educare, no? Come se l'altra persona non ci fosse, ti porta rabbia. Quella rabbia non è un sentimento costruttivo, anzi è distruttivo. La rabbia è qualcosa che poi io attivo e voglio distruggere l'altro quando sono... Perché c'è il rancore, no? Perché la rabbia è com'emozione, sana, ma certo. Però c'è il rancore che ti porto dentro perché tu non mi hai ascoltato, perché tu non hai creduto a me, perché tu non mi hai dato una pacca così sulle spalle. Mamma, quando io avevo 8, 7, 8, 9, 10 anni, e adesso io si devo raccontare qualcosa a qualcuno, sicuramente non sarà te. Cioè, io ma parlo sicuramente di bambina ferita, perché io sono cresciuta così a botta, Sara. Poi dopo, magicamente, a 18 anni, ma tu la pensi con la tua testa? No, perché ogni volta che facevo qualcosa era sbagliato. E appunto per la rabbia, non conto è appunto essere arrabbiati con una persona, la rabbia è una risorsa, il punto è come va gestita, se appunto diventa una rabbia distruttiva o una rabbia costruttiva, anche lì, sono arrabbiata con te, ok, lo capisco, perché se io ti dico di no, mi chiedi di uscire e di fare le tre di notte, io ti dico di no, ovviamente sei arrabbiato. Se io ti dico che è ora di finire di giocare con questo giochino qua, è ovvio che tu sia arrabbiato. La rabbia fa parte, come dici tu, delle emozioni. Ma come le gestisco? Sberlone, ti ho detto di no e domani non esci neanche più? Non abbiamo creato niente. Se io mi metto a confrontarmi con te e capisco che sei arrabbiato, per oggi questa cosa non è possibile, magari ci organizziamo per la prossima volta, oppure ti posso far fare questa cosa, questa condizione, perché è più sicura. Io ho trasformato una rabbia, che è un'emozione, in qualcosa di sensato e sono entrata in relazione con te. Ho discusso con te. Questo conflitto che c'è, e i conflitti sono anche alla base delle relazioni, va superato insieme. Perché poi alla base c'è una relazione forte. Io posso affrontare qualsiasi cosa se c'è una relazione forte. Certo, certo, certo. E succede tantissimo che non vediamo il bambino crescere, no? Che magari già, non so, a 8 anni ancora non può decidere che scarpe mettersi a quando vanno a comprare, non so, lo zainetto a scuola, no? Tutta questa roba, a volte mi ritrovo situazioni dove il genitore proprio dice no, tipo la paghetta, adesso mi sto allungando, però la paghetta, e il genitore gli dico sì, è ora, date la paghetta, cioè dai, vediamo come gestisce i suoi soldini, vediamo com'è questa cosa qua. Ma io, lui mi tiene a me per se ha bisogno. Cioè, ho capito, ma lui ti deve tenere a te per altre cose. Se iniziamo a dare gli strumenti in mano, anche se è un solo euro alla settimana, e lui impara a gestirsi questa cosa, le stai dando autonomia, le stai dando la capacità di imparare, anche se spende tutto subito, non rimarrà per comprarsi quell'altra cosa là che vuole. Non lo so, sto parlando... E questa è la responsabilità, no? È tutto il concetto della responsabilità, che però ha anche un altro valore, perché a volte cosa si innesca invece? Allora, se fai i compiti e hai questi voti, io ti regalo questo, oppure ti do 2 euro ogni volta che mi prendi... No, io non devo fare delle cose perché in cambio ho qualcosa. Un conto è, io ho deciso di darti 1 euro a settimana, perché... almeno tu scegli le tue cosine che ti piacciono, poi ovvio per le cose importanti che ti servono ci sono qua io, ma dall'altra parte è anche io ti responsabilizzo, cioè tu devi fare delle cose, non perché io ti prometto qualcosa in cambio, non devi andare bene a scuola perché io ti regalo delle cose, ma semplicemente... Ecco perché io combatto come premi punizione, Sara, perché ancora oggi, vabbè, mettiamo un velo pietoso. No, allora, nel senso, ancora mi ritrovo situazione dove vanno dello psicologo, vanno del pedagogista, magari purtroppo non tutti, però devi fare la tabella, che così le dai la stellina, perché così le dai... No, cioè ci sono meccanismi, cioè, perché i premi poi fanno tanto danno, cioè la gente non comprende che il premio materiale fa tanto danno, che noi abbiamo bisogno di un rinforzo, sì, sociale e emotivo. Cioè, sì, alle volte come ti sei sentito, mannaggia, vedi che abbiamo fatto questa cosa insieme, che bella cosa, cioè questa cosa, e la gente ancora pensa che offrire la caramellina dopo mangiare
cioè non stiamo addomesticando gli animali. No, assolutamente. A volte però a me capita in alcune particolari situazioni dove magari occorre aiutare il ragazzino, la ragazzina, il bambino, la bambina a gestire il proprio tempo. Quindi magari anche dire: guarda, adesso in questo momento è l'ora di, che ne so, dei compiti, io mi metto a fare questo lavoro, tu fai questo. Poi dopo possiamo fare una torta insieme, dopo possiamo fare un gioco insieme. Questo non è un premio e una punizione, ma è, no, non è un oggetto, è un tempo di qualità. Certo. Ok, poi possiamo anche uscire a prenderci un gelato, non è vietata quella cosa lì. Però è proprio il modello, è come io ti dico questa cosa. Un conto è dire, guarda, devi fare tutte queste cose qua, soprattutto il lockdown, questa cosa è successa, no? Che le famiglie erano tante, tutti nella stessa casa e avevano pochi spazi, ognuno doveva fare qualcosa, quindi magari... io mi ricordo nel video delle routine avevo dato un calendarietto dove c'erano delle stelline da colorare, ma sono io che mi coloro la mia stellina quando finisco la cosa che devo fare, perché mi aiuta a capire la temporalizzazione, no? Poi c'è il momento che tu insieme. È quello a modo di agenda, no? Di certo, esattamente. Però ci sono ancora situazioni dove se il bambino fa questo ti regala il cioccolatino, le stelline. Ah no, questa cosa. Però, vabbè, questo potremmo fare anche una diretta su premi punizione, perché c'è tanto da dire. Ma ha a che fare con l'adolescenza anche, è legatissimo, perché la stessa cosa vale in adolescenza, perché se io non ti ho insegnato qual è la tua responsabilità, qual è il tuo ruolo all'interno della società o all'interno della tua famiglia, comunque sarai uno dei ragazzini che non aiuta in casa, non fa i compiti, non li fa perché non c'ha voglia e sta attaccato al cellulare perché non ha avuto un'educazione a gestire gli strumenti, eccetera. Quindi è tutto legato, sin da quando sono piccoli a quando crescono, non è che sono persone diverse. Beh, anzi, infatti, è la stessa cosa che migliora e... Vabbè, questo io credo che va legato comunque al rispetto di quando nasce, no? Quando nasce un bambino noi dobbiamo iniziare a vederlo come un persona, perché certo. I bambini quando nascono sono persona, non c'è scritto in nessuna parte che la persona che un bambino diventa persona a 12 anni, no? Cioè, persona è il primo giorno di vita. Bravo. Quindi dobbiamo iniziare a cambiare l'approccio educativo e portare, no, il rispetto della personcina che è piccolina fino a che diventa quello che è. Ma c'è una fase molto importante che ne abbiamo parlato anche prima, se quella fase di distruttività, no? I ragazzini che si ubriacano fino al coma etilico, quello che va nel motorino, trasformano il motorino per superare di andare 120, no? Perché c'è una fase dove noi ci crediamo immortale, no? Perché a quell'età non hai il senso della morte, credi che a te non succede mai, il pericolo non esiste, a me non mi capiterà, e quindi io a volte mi metto in rischio, mi metto in situazioni proprio di distruttività, no? Quindi cosa succede qua, Sara? Allora, quello che dici tu è assolutamente reale, ma proprio è legato al discorso che facevamo inizialmente. Io ricerco dopamina, metto in atto tutte quelle azioni che mi portano dopamina, quindi sono quelle della soddisfazione immediata, per quello poi con i giovani funzionano queste cose, come può essere fare un gioco, un videogioco, vincere all'istante, vincere ancora, come potrebbero essere le droghe, l'alcol, eccetera. Quindi io ho bisogno di gratificazioni. La più grande gratificazione è il riconoscimento degli altri, dei pari, ok, appartenere a un gruppo, essere così. E ovviamente io metto in atto degli atteggiamenti più rischiosi perché sono legati all'altra parte, quella più incosciente, no? Inconsapevole. Non è detto che io non so qual è la conseguenza, ma ho un sistema frenante all'interno del mio cervello che funziona meno. Quindi io ovviamente se devo scegliere... Ottenelo. Cioè. Bravissima, deve ancora essere elaborato. Quindi cosa faccio? Ho questa opportunità, sento che ho bisogno di rompere, sono attratto dal rischio, dal pericoloso, dall'ignoto, quindi mi infilo magari in situazioni errate. Il punto è, secondo me, che anche qua c'è un grado, un ventaglio di sfumature differenti. Da una parte le situazioni estremamente rischiose, quindi non sto parlando di fare una gita di notte con le torce nel bosco, ok, come possono fare magari gli scout che fanno quell'avventura o andare in vacanza da solo, sto parlando di mettere a rischio davvero, prendere il motorino e sfrecciare. E lì appunto è... Ovviamente fino al coma etilico. Esatto, lì è la distruttività che c'è dietro, quanto io voglio comunque arrivare a toccare il fondo. Il punto cos'è? Che nessuno ci garantisce nulla, nel senso,
cosa possiamo controllare noi? Le situazioni in cui mettiamo i nostri figli, quindi magari che libertà diamo, quanto siamo in grado di monitorare quello che accade, e dall'altra parte la consapevolezza che noi dobbiamo esserci. Se mio figlio, mia figlia ha bevuto troppo, lui deve sapere che se mi chiama io ci sono e ti vengo a prendere, cioè piuttosto... Però lì funziona, cioè partiamo un altro... A me questa cosa mi gassano, no? Vai. Partiamo sempre dell'inizio. Quindi se io non consiglio la comunicazione, la fiducia, i primi anni di vita, come questo qua mi chiama e mi dice mamma sono ubriaco, mi viene a prendere, non lo farà mai perché ci avrà paura della mamma, perché non vorrà essere punito, perché ha paura che si arrabbiano con lui, cioè vedi l'importanza. No, ma infatti è tutto legato assolutamente, ma anche è legato anche a quanto io mi metto in pericolo, perché un ragazzino comunque è in grado di dire sì o no a qualcosa che è di fronte, però io questo allenamento al sì e no, capire quali sono le conseguenze, lo inizio già da prima, ok? Non a 14 anni che sono sempre stato chiuso in casa, poi in libertà, vado, provo tutte le emozioni possibili, motorino, via, alcol, via, e mi diverto da matti fino alle 7 del mattino. È un passaggio, ok? Per quello poi alle volte anche per i ragazzini... forniamo anche possibilità di scaricare questa dopamina, tutte queste emozioni, questi ormoni positivi facendo altro, incrementiamo lo sport, che anche quella roba lì ti dà l'eccitamento, è più controllato, ovvio, però ti dà la possibilità di provare piacere, di arrivare a delle sfide, fare qualcosa di complicato, di complesso, di gratificante, quindi anche lì abbiamo fatto provare, permettiamo di provare delle cose senza arrivare all'esagerazione, comunque ti do degli strumenti per capire, guarda che quella roba lì però è un po' pericolosa, guarda che quella cosa lì, parliamone, no? Quante volte i ragazzi guardano il telegiornale con i genitori? Quelli sono, o film, quelle sono tutte occasioni educative, ma tu cosa avresti fatto se fossi stata in quella ragazza lì o in quel ragazzo lì? Ma tu cosa pensi? Ma quella storia lì che hai sentito di quella ragazza che ha fatto quella cosa, tu come la vivi? E questi pensieri permettono un ragionamento, aiutano gli adolescenti e gli adolescenti a elaborare pensieri, i bambini aiutano a elaborare pensieri, dei giudizi, dei ragionamenti. A creare, insomma, delle esperienze, anche se non sono vissuta, a creare delle esperienze. Questa cosa mi ha fatto ricordare che mi ricordo che, vabbè, un po' da adolescente poi, perché magicamente non so che cosa succede, che quando diventiamo genitore, tante genitori si dimenticano quando erano, certo, dente, no? Io dico, ma sempre dico, ma non te lo ricordi che anche tu facevi così, no? Quindi c'è una cosa che è importantissimo quando il ragazzo inizia, no, a raccontare un po', mai giudicare, perché a volte ti raccontano una difficoltà come il nome dell'amichetto, magari dice no, ma sai mamma che Pinco Pallino fuma, ma in realtà è lui, no? No? Il genitore inizia, no, se io ti vedo fumando, io ti spacco, ti spengo la sigaretta in bocca, come mi dicevano a me, no? Se io ti vedo facendo la stessa cosa, no? E invece sono opportunità che tu puoi prendere per dire, ma davvero, ma secondo te può essere questa cosa qua? Ma che cosa succederà? Perché tuo amico sta fumando? Perché sta, no? Cercare, no, di accogliere ogni piccolo finestrina che si apre di comunicazione con il ragazzo senza il giudizio. Questa è la cosa, secondo me, che deleteria nel rapporto. Sì, poi è giusto che io ti paleso quali sono i rischi del tuo comportamento, esatto, ma anche lì le conseguenze del proprio comportamento. Questa cosa vale fin da piccolissimi. Io pian piano, da che, non so, una stupidata, so che dopo questa stupidata c'è quest'altra connessa, io pian piano imparo a capire le conseguenze che ci sono nelle azioni. E la stessa identica cosa, se tu mi dici, guarda che è successa questa cosa qua, e io ti mostro comunque quali sono le possibilità, quali sono i rischi di questa azione, io ti aiuto a capirne le conseguenze. Poi ognuno fa le sue scelte, nel senso, nulla ci farà prevedere che un ragazzo non farà mai delle cose che noi non vorremmo fare, però possiamo metterci delle basi. La cosa che dicevo anche è rispetto alla sessualità, no? Non c'entra molto, mai legato al tema del fatto che ognuno ha la propria idea rispetto a degli atteggiamenti da attuare.
Il punto è, bisogna rendere consapevole il minore. Aspetta, non ho capito, non ho capito. Allora, quando stavamo dicendo il fatto che io accolgo quello che tu mi dici, okay? Quindi io accolgo quello che mi dici e tu mi dici, se io ti giudico con insulti non andrà da nessuna parte. Poi il mio ruolo è, da adulto, dirti quali sono i rischi o le opportunità dietro a quel tuo atteggiamento. A me è capitato, appunto, riguardo alla sessualità, che ci sono delle famiglie che dicono: no, questa cosa non deve esistere, guai, ti taglio le mani se fai qualcosa. Però quella cosa non ti permette di parlarne e di dare consapevolezza, perché tu puoi dichiarare: per me questa cosa è sbagliato, per me c'è un'età giusta, eccetera, eccetera. Ma io ti devo informare, io ti devo dire comunque qual è la realtà di quel fatto, perché sennò, oltre al chiuderti in una bolla, non ti do competenze, non ti do informazioni, e senza competenze e informazioni va a fare che ti fai più rischio rispetto a non saperne niente, no? L'ignoranza credo a volte che sia un rischio enorme. Quindi il mio ruolo è darti conoscenza da adulto. Quanta consapevolezza però che ci vuole come genitore, perché quando uno chiude un argomento in questo modo è perché a te tocca particolarmente, quindi non riesci a affrontarlo, vanno tutti i tuoi fantasmi della tua infanzia, che magari i tuoi genitori ti hanno hanno fatto della sessualità, non so, il tabù, certo, la sigaretta, il tabù, e quindi io non posso permettere che tu fumi la sigaretta fuori della scuola, del liceo, perché la prende, ti punisce, tutta questa roba, no, che ci portiamo dietro. È un lavoro che dobbiamo affrontare prima che arriva quella fase lì. Quindi non è incinta. Ma infatti molti genitori dopo si fanno aiutare, nel senso, io capisco che questa cosa è importante, capisco i miei fantasmi, capisco che le mie dinamiche, capisco che i miei genitori così hanno fatto con me, io non voglio riperpetuarla, e quindi cerco aiuto, cerco di capire come fare a fare meglio di come io ho vissuto. E questo già è un passo avanti enorme. Essere consapevoli dei propri fantasmi e delle dinamiche che sono state agite su di noi è già un passo avanti enorme. Infatti, anche perché se tu non hai vissuto l'adolescenza come dovevi, se no bloccato in casa, cioè, e tu non vai in festa, e tu non vai, tu non, con questi qua no, non mi piacciono quelli lì, ma questa amica tua non mi piace, quindi non ci stai più con lei. Cioè, se tu non vivi l'adolescenza, quando la devi affrontare con tuo figlio, non hai nessun tipo di strumenti per gestirla. E questa è la cosa ancora più spaventosa, no? Perché il genitore perde veramente il controllo, dice: oddio, no? Se si mette in difficoltà il bambino, il ragazzo si mette in difficoltà, allora automaticamente si sente colpevole, perché io ho tanto amore che ho dato, tanto sacrificio che ho fatto, tanto che ho lavorato, e tu mi paghi così, perché fai così, no? Tutte queste cose sempre su dentro di noi. Quindi è importantissimo partire da questo presupposto. Quindi, Sara, ma se tu dovresti dare tre consigli, no? Tre approcci, oddio, non ti metto in difficoltà adesso. No, vai, non sono pronta, sono pronta. Tre cose, no? Tre. Se una mamma di un ragazzo di 14 anni ti arriva e ti dice: mio figlio non mi ascolta, mio figlio vuole fare sempre quello che fanno gli amici, mio figlio non vuole stare mai in casa, no? Non vuole fare mai niente le cose in casa, no? Arriva una mamma, inizia, no, a una consulenza, inizia a dirti tutta questa cosa qua. Cosa possiamo dire a queste mamme? Allora, in realtà, quando una mamma mi parte così, andando fondo fondo, poi ci sono un sacco di pregressi, nel senso che queste cose qua, alcune basi erano state messe, e no, ma anche quando aveva 7 anni, ma anche a 5 anni faceva così. Quindi in realtà non è che si cambia da 0 a 100 totalmente, nel senso, alcune dinamiche che c'erano già quando i ragazzini o le ragazzine erano piccolini si sedimentano solamente di più, e quindi andando a fondo, ecco, questa età è talmente complessa che non si può semplificare, come tutte le realtà complesse, vanno prese per la loro complessità, appunto. Quindi non è mai che mio figlio non mi ascolta mai e mio figlio sta chiuso in casa, basta, è finita lì, la colpa è sua. Tendenzialmente non è mai così. Ci sono delle dinamiche di mancata comunicazione,
magari anche assenza di regole, no? Prima stavamo parlando dei danni di una, educazione estremamente autoritaria, quindi che poi non ti permette di esplorare certe cose, ma anche un'educazione totalmente permissiva. Se io ti ho permesso di fare sempre quello che vuoi, io sono alla tua mercé più totale, perché se tu mi dici A, io ti dico no, tu urli e io alla fine A te lo do, nel senso, se io cedo a ogni tuo ricatto, a ogni tua richiesta, è ovvio che poi io non verrò ascoltata mai. Aspetta, perché? Aspetta, però se io cedo senza accogliere le tue emozioni, perché cioè, non vorrei che passasse il messaggio, no? Che a volte noi possiamo anche cedere davanti a situazioni del bambino piccolo, però io, come sempre dico, devo vedere dietro cosa si sta nascondendo, no? Allora non hai ceduto, il cedere è quasi inconsapevole, lì fai una scelta consapevole. Ok, quindi non è che mi metti alle strette e io alla fine basta, ti faccio fare quello che vuoi perché sennò poi ti arrabbi. Ah no, sennò poi mi urla. Ah, sennò poi mi picchia il figlio al genitore. No, lì hai scelto consapevolmente che questa cosa la puoi fare perché ho valutato quest'altra cosa qua, ti vengo incontro perché il compromesso poi c'è sempre. Ecco, questo è uno dei punti, ad esempio, con l'adolescente, il compromesso. Stiamo parlando con una persona che sta avvicinandosi all'età adulta, quindi io comunque non posso darti delle regole, è così e basta e non ne parliamo più. Io devo assolutamente accogliere il tuo bisogno e ti devo mostrare il mio di bisogno, i miei timori, perché io decido di fare una cosa piuttosto che un'altra. E quindi si arriva lì a quel gioco un pochino di tirare la corda, un po' tiri tu, un po' tiro io, ci incontriamo comunque, ci avviciniamo all'interno della relazione. Se possono scegliere anche le regole insieme. Ma certo! Vuoi alle 10, amore, però alle 10, ma pensiamo un attimo, se tu hai letto alle 11:30, magari al mattino hai solo, non so dove. Magari viene alle 9:45, va bene, ci vediamo alle 9:40. No, mamma, perché tutti i miei amici, lei facciamo alle 9:50? Quindi io non divento un comandante, sino che metto le regole ascoltando anche i suoi bisogni, ok? E arrivando a dei accordi che siano rispettosi per tutti. Ma magari la soluzione la portano anche i figli, perché ad esempio a volte lavoro con alcuni genitori e mi dicono però arriva sempre in ritardo, non riesce mai a autogestirsi. Ok, prendiamola. Secondo te, tu, cara figlia mia o caro figlio mio, cosa puoi fare per evitare di arrivare in ritardo? Come ti puoi organizzare tu? Secondo te, cosa è meglio fare? E magari sono loro stessi a trovare delle altre alternative che magari non avevamo pensato. A cui magari non avevamo pensato, quindi sicuramente quello c'è. Compromesso, sì, detta così va bene. Presenza, perché comunque è sempre lì, io ci sono, e quella parte è fondamentale, anche se litighiamo, anche se tu dici che non mi vuoi più bene, anche se tu dici voglio scappare di casa, poi capiamo, io ci sono, io poi con te riprendo tutto. E non ti mollo. E questa è una cosa fondamentale, perché alle volte la cosa che noto di tante famiglie è proprio la questione del dire: guarda, sono talmente stanca, talmente piena, che se la sera sta di là con i suoi giochini mi fa solo un favore perché io non ce la faccio più. Io capisco il bisogno di quel genitore lì, ma capisco la mancanza di quel minore lì, quindi in quel distacco non c'è nulla di costruttivo, quindi non molliamoli nel loro brodo perché ci stanno mettendo in fatica, piuttosto facciamoci aiutare a gestire la nostra fatica, ma non molliamoli. Esatto. Come non dobbiamo mollare neanche quelli che sono sempre zitti e fermi. Io ogni tanto, in un video l'ho detto, no? Io li ho sempre chiamati i ragazzini tappezzeria, quelli che non si sentono, non si muovono, non ci fanno preoccupare mai, tanto lui no, non si fa sentire, e magari dietro quel silenzio c'è un mondo, quindi comunque non molliamoli lì, sia che fanno baccano, che è un modo per farsi sentire, sia che stanno zitti, che è un modo per farsi sentire. Questo sicuramente. E poi io credo che, ma mi è venuto in mente prima quando stavamo parlando anche un commento, no, che parlava di mettersi a tavolino, allora ad esempio ci si può mettere a tavolino e parlare di questo, di droga, di alcol, eccetera.
Io credo che si possa parlare di tutto, ma dai bambini agli adolescenti l'importante è usare un linguaggio adeguato, ma bisogna parlare di tutto. Non dobbiamo avere paura, non ci devono essere argomenti tabù, ci possono essere argomenti che non conosciamo bene e quindi possiamo anche dichiarare, guarda, questa cosa non la so bene, mi informa, ma dobbiamo essere in grado di poter parlare di qualsiasi cosa. Perché tanto se non ha, i ragazzini, le ragazzine, i bambini non hanno risposte da noi, andranno a chiederla a qualcun altro. Il loro mondo cos'è? È il web o gli amici? E nessuna delle due è garanzia di veridicità, perché dipende che fonti uso, dipende cosa ha sentito quell'amichetto lì. Ok, quindi anche lì facciamo un bel respiro e cerchiamo di essere disponibili al confronto, ancora una volta. C'è tutta la sessualità, c'è un problema grossissimo, che adesso l'educazione sessuale è pornografia, perché i ragazzi hanno e telefonino in mano, non c'è più il libro di puricultura che si faceva una volta a scuola, non c'è magari il film tranquillo che se facciamo iniziano a fare l'amore, la mamma poteva approfittare, no, a cogliere quel momento. No, c'è la pornografia nei cellulari, quindi il ragazzo non ha più la viene bombardato di un sacco di informazione che non riesce a gestire nella sua testa, perché non ha la maturità cerebrale per gestirla. E quindi tutto diventa... Guarda, tu hai toccato un tema fondamentale. A me è capitato, io appunto ho creato questo corso sulla sessualità e l'affettività per persone con disabilità cognitiva, ma l'ho riportato all'interno della scuola elementare e all'interno della scuola media. Quindi bambini di quinta e ragazzini di 12 anni. Tu non hai idea di quanti ragazzini avevano sentito cose, quindi i bambini di quinta mi hanno tirato fuori il mondo, a loro modo hanno parlato di omosessualità, preservativi, malattie, vulva, vagina, tutto con le loro parole, con i loro termini, ma con una confusione incredibile. Quindi mi sono trovata, ma meno male, e questo perché l'hanno voluto tantissimo i genitori, non la scuola, i genitori si sono proprio imposti per avere un corso sulla sessualità, con dei bambini che avevano tantissime informazioni ma estremamente confuse. E idem i ragazzini di seconda media, ma allo stesso modo, anche quando facevo l'educatrice in una scuola, dopo che le ragazzine avevano fatto un corso con la ginecologa, e ovviamente le ragazzine avevano vergogna a fare domande, dopo aver fatto il corso sono venuta alla macchinetta del caffè e mi hanno detto, ma Sara, ma se un ragazzo mi tocca, io rimango incinta. Quindi... questo è l'educazione sessuale, cioè quanto questi ragazzini sono messi a rischio per una cattiva informazione. E allo stesso modo il tema che dicevi tu della pornografia, come funziona? Io vedo in quella roba lì, che è comunque violenza, è qualcosa di assolutamente reale, io non, immagino che quella roba lì invece sia reale. Però io devo lavorare con i ragazzi proprio su questo. Quella cosa che vedi è come un film dove si sparano e vedi schizzare il sangue, nel senso la realtà non è tutta così. Poi la questione del rispetto delle persone, delle scelte personali sono una cosa, ma se tu pensi che la tua fidanzatina debba fare quelle robe lì, non hai capito. Quindi anche lì capire che cosa vuoi dalla pornografia, che cosa ti aspetti. Ti aspetti che ti insegni a fare l'amore, non è così. E idem alle ragazzine, o ai ragazzini anche, accettare che ci sono dei tempi, i loro tempi, prima di tutto, quindi possono dire di no, e possono mettere dei vincoli, dei limiti, perché a loro magari alcune cose non vanno. E rispetto a tutta quella logica della pornografia, che è molto di potere, di violenza, dà una visione culturale, che è paradossalmente quella dove appunto una donna viene uccisa ogni 2x3 e viene violentata ogni 2x3, ma perché quella logica lì che ha sopravvento, non c'è un'educazione sessuale, è un oggetto. È l'oggetto della femmina che deve fare quello che esatto. Dico io, e allora no, non riescono a differenziare che la sua fidanzatina non è quella roba lì. Che non che quella lì è fantasia, cioè una cosa fatta apposta, è un film fatto apposta, la realtà è un'altra cosa, quindi anche lì bisogna parlarne di emozioni, di rispetto del corpo, no, di esibizione del corpo. Sì. E poi anche la femmina, no? La fidanzatina pensa che deve fare quello per poter, no? Essere accettata, ma anche lui deve fare qualcosa, perché tutti i miei amici hanno detto che se non lo faccio sono sbagliato. Quindi è quella cosa lì dell'essere consapevoli di sé
e ne hanno un bisogno enorme, perché nessun ragazzino di nessuna scuola mi ha mai detto: io di questa cosa non ne parlo, ah no, non mi interessa, lascia perdere. Anzi, erano tutti serissimi, niente risatine, e tutti parlavano con molta serietà, perché ne hanno bisogno. Quindi dobbiamo cercare di educare il più possibile, parlare di tutto in casa, senza tabù, senza questa, no, senza vergogna, perché i ragazzini hanno nella mano, non neanche fuori di casa, anche in camera del letto, con il cellulare in mano. Guarda, c'è un film che ho visto sul Netflix che parla sul casino delle reti sociali, non so se l'hai visto, Sara. Social Dilemma. Sì. Ah? Social Dilemma. Esatto, c'è un casino incredibile, perché tutta questa roba fatta apposta, perché noi dobbiamo essere attaccati a questi apparecchi, no? E il ragazzino diventa, questa è la sua verità, e questo è un grande problema che stiamo affrontando, no? E quindi la pornografia, quelle sfide, che perché adesso che se la notizia che è arrivata da Napoli del ragazzino. Sì, che non sanno, in realtà forse pare che non sia in realtà legato a quello, ma comunque delle dinamiche che vengono in atto. Un ragazzo che si butta giù a 11 anni, anche se è sfida o non sfida, c'è da preoccupare a tutta la popolazione, c'è da preoccupare a tutti i genitori, non è una cosa che non può toccare a noi. Cioè, veramente, io penso che dobbiamo essere sempre come una lente di ingrandimento, non a controllare il figlio, sino a osservare, a cercare di connettere con loro per poter riconoscere che cosa stanno vivendo, perché se noi chiudiamo la comunicazione ai primi anni di vita, ma insisto con questo, è i primi anni di vita, sto parlando da 0 fino a 8-9 anni, è il momento per costruire la comunicazione, la fiducia e la connessione genitore e figlio, sino. Ma infatti, guarda, tutta la parte della consapevolezza, no? E anche riguardo a quello, anche legato alla propria identità, il bisogno di esibirsi, il bisogno di essere sensuale, il bisogno di fare un video, il bisogno di apparire, no? Anche di questa parte qua dobbiamo parlarne. Cioè, io credo che i social, la rete, siano veramente una fonte enorme di possibilità. Incredibile quello che possono offrire, ma dobbiamo rendere consapevoli delle ombre. Quali sono le strategie subdole che può fare qualcuno che ha delle cattive intenzioni per adocchiare un ragazzino o una ragazzina? Quali sono i mille modi che possono usare? Loro devono saperlo. Dobbiamo informarli, dobbiamo informarci noi, perché tanto noi saremo sempre indietro a loro. Saremo sempre indietro. Quindi a questo punto bisogna informarci noi, bisogna fare in modo che loro abbiano persone competenti, la polizia postale che li faccia dei corsi di formazione, delle persone esperti di digital che facciano la loro formazione, perché questa parte è basilare. Rispondo a una domanda che mi diceva, forse rispetto alla sessualità, quindi forse aspettare che loro facciano domande per poter rispondere. In realtà non dobbiamo solo aspettare che ci facciano domande. Davvero la vita di tutti i giorni ci fornisce mille spunti da poter attingere, appunto un film, la televisione, una notizia, quell'amica lì che ha fatto. Ogni cosa per noi è un'occasione di dialogo. Poi magari ci sarà quella volta che il nostro figlio e la nostra figlia dice: ah, no dai mamma, che vergogna, non mi parlare di queste cose, dai che schifo. Perché può essere. Ma sa che comunque siamo pronti lì, siamo pronti per parlare, siamo pronti per... Guarda che questa cosa poi te la spiego. Funziona così così, oppure ti faccio trovare un libro che parla di questa roba qua, te lo faccio trovare in libreria, quando vuoi te lo guardi. Anche questa cosa qua, no? Noi possiamo fare tante cose per far passare informazioni. Giusto, giusto. Adesso faccio un giro di domande, dei commenti, sì. Vediamo se ci sono delle domande, perché ci sono tanti commenti, davvero. La mia bambina ha 2 anni e mezzo, meglio essere preparata e ascolta con interesse. Beh, Manu, sei un po' uguale, perché più o meno a 2 anni e mezzo arriva diciamo una bella sfida come genitore. Eccoci qua, ci sei fatine. Se può rivedere, sì, tutte le dirette rimangono in differita, quindi potete vederle sempre, andate sulla mia pagina, anche sulla pagina, ci sarà anche sulla pagina di Sara, quindi potete vederlo un secondo tempo con chi volete. Quante chiavi per capire la mia infanzia e la mia adolescenza ascoltandovi. Che bello, grazie. Arrivavo a litigare con loro con molta rabbia, noi dovevamo stare sempre zitti. Parliamo delle vecchie, no? Queste tabelle, ragionamenti, devo... dei premi punizione.
Se ha premio punizione, insegnante dell'elementare, ok. Siete fantastica, mamma di un ragazzo di 12 anni e di un bimbo di 26 mesi. Ce la farò, certo che ce la farò. Ciao Lisa, hai descritto i miei genitori. Se vede che quando parlavamo del vecchio dei genitori, una diretta molto interessante, grazie a entrambi. Quanti spunti anche per capire la mia esperienza. Non c'era questa comprensione tra me e i miei genitori, è che purtroppo veniamo di una educazione dove l'unica cosa importante era fornire il cibo, i vestiti, l'educazione, andare a scuola, e la connessione reale non esisteva. Io ti amo di morire, figlio mio, ma io faccio fatica a dimostrartelo perché a me allo stesso momento non me l'hanno dimostrato, quindi non so neanche come farlo. Quindi il nostro lavoro è molto faticoso perché noi stiamo cercando di rompere queste catene, e per poter dimostrare amore al nostro figlio in modo incondizionato dovevamo lavorarci prima dentro di noi, quindi è certo. Difficilissimo. Però... Una cosa che diceva, adesso c'è una domanda, rispondiamo dopo rispetto alla sessualità, era, oddio me la sono persa, ce l'avevo lì, l'ho persa, spero che mi rivenga in mente, vabbè, pazienza. Qua c'è una che dice, ma se mi metto a parlare di sessualità, esatto. Veronica Ferro, se mi metto a parlare di sessualità con mio figlio, aspetta che lo metto qua, no? De 8 anni, è come se la cosa non lo toccasse, evidentemente perché è ancora piccolo. A che età cominciamo a essere coscienti del sesso? In realtà dipende di cosa vogliamo parlare, perché della sessualità hanno a che fare tante cose, anche ad esempio il nostro corpo. Fin da quando sono piccolissimi in realtà chiedono che cosa ho qui, perché tu sei diversa da me, perché mio fratello ha questa roba qua che io non ce l'ho. Quindi questo è già parlare di informazioni rispetto alla sessualità, al proprio corpo, chiamare le cose con il giusto nome, già questo è tutto un aspetto. Come nascono i bambini? Quante volte ce l'hanno chiesto? E te lo chiedono a 3 anni, 4, 5, nasce una sorellina, ce lo chiede anche a 2. Quindi dipende come usiamo le parole. E su questo, davvero, se una persona ha un po' di difficoltà, ci sono tantissimi libri per tutte le età, proprio anche da guardare insieme. E sai, funziona così, questo è il corpo di una ragazzina, questo è il corpo di un ragazzino, di un bambino, di una bambina, poi funziona così. Pian piano poi, adesso a 10, 9, 10 anni, le ragazzine hanno le mestruazioni. E questa cosa la devono sapere sia i maschi che le femmine. E questa è un'educazione sessuale, cioè non andiamo subito a definire com'è un amplesso sessuale, non è questo magari che interessa a un bambino di 8 anni, ma quali sono le mie differenze corporee? Sì, come nascono i bambini? Sì, e lo devo sapere, perché se io continuo a dire che nascono sotto al cavolo, c'è un problema, perché poi non nascono sotto al cavolo. Allora, l'unica dice che non parla di anatomia, lì ci siamo. Beh, allora secondo me, vai Sara, vai tu. No, è quella cosa lì. Che dicevamo, sì, sì. No? La prima domanda di come nascono i bambini e come funzionano queste cose. O magari si vede un film, una zia col pancione, un'amica col pancione, ma come c'è entrato lì? Dopo ti faccio vedere il libro, dopo lo guardiamo insieme come funziona. Lo guardiamo insieme. È l'atto sessuale. Certo. Magari Veronica in questo momento lui non è curioso. E poi però è prendere sempre in considerazione che... Non lo so se il bambino non è sia curioso, magari non lo chiede, ma perché io vedo comunque con le amichette in silenzio, e lì a 7 anni quasi, quindi hai visto la patatina, hai visto questa qua? Cioè, si vede che hanno un po', no? Guarda là, guarda, cioè, ce l'hanno, magari davanti a noi no, però ce l'hanno un po'. Quindi dobbiamo accogliere, saper accogliere le opportunità per poter affrontare questi argomenti, no? Per qualche libro, dopo magari vi metto qualche link. Adesso non riesco a darvelo così, però sicuramente qualcosa. Oriana, volevo rispondere a questa mamma che ti abbraccio forte. Mio figlio ha 5 anni, sono ancora in tempo, errori ne ho fatto, ma sto cercando di cambiare da quando seguo educazione rispettosa. Oriana, certo, ogni giorno la nostra vita è un'opportunità, ogni giorno, anche se tuo figlio avrà 50 anni, è un'opportunità. Non è che, cioè, io sempre dico, è che magari passa il messaggio un po' pauroso, no? Che io dico i primi anni di vita, perché sicuramente i primi anni di vita si fa meno fatica. Dopo magari ristrutturare una comunicazione, un approccio, quando avrà 13 anni si farà un po' un pochettino più fatica, però si può fare, o no Sara?
Assolutamente. Io, ecco, adesso mi è venuta in mente quella cosa che dovevo dire prima. Oggi, se una persona solamente oggi ha questo lumino che dice caspita, ecco qua, ho sbagliato delle cose, devo migliorare, oggi è il giorno perfetto per iniziare a farlo e davvero c'è sempre tempo. E rispetto a questo mi viene proprio in mente come un'altra persona aveva detto tutti questi argomenti mi ricordano un pochino il mio vissuto. Non avete idea di quante volte in consulenza, prima di parlare di un ragazzino, cioè la prima parte è mio figlio fa questo, ma andando indietro c'è tutto il proprio vissuto. Certo. E quindi quante volte un adulto con dei figli deve fare pace con i propri genitori o col proprio vissuto se non ci sono fisicamente i propri genitori, comunque deve rielaborare quel pezzo lì, perché dopo solo è con la rielaborazione che io capisco perché poi ho fatto alcune cose, perché no, quali erano le mie difficoltà, e quindi è parte del cambiamento essere consapevoli di sé. Assolutamente, assolutamente. Ti faccio leggere questo verso? Sara? Io ci sono. Oh, non lo so, ti ho visto così frizzata. Anche io ti ho visto bloccata prima, no, ci sono. No, c'è una domanda di Irene che sicuramente se parla del sesso, no? Quando si spiegano queste cose si dovrebbe sottolineare secondo voi la componente emozionale di rispetto di se stessi? Sì. O passo un messaggio troppo pesante? No. Allora, la parte emozionale è fondamentale. Forse uno dei grandi problemi di oggi è che questa parte emotiva è stata lasciata un po' in disparte. C'è poca intelligenza emotiva, viene chiamata. In realtà quella poca empatia, quel ragionamento sulle emozioni, invece è fondamentale. Quindi sì, si può parlare di emozioni, di legami e allo stesso tempo non c'è da avere paura, nel senso anche lì il rispetto di se stessi è fondamentale. Sia la possibilità di rispettare se stessi, appunto quello che sono, le mie idee, quello che voglio, ma anche pretendere rispetto dagli altri. Questa parte qua è ancora più fondamentale man mano che il bambino cresce o la ragazzina o la bambina cresce, perché quante volte poi manca rispetto di sé. Io quasi quasi mi metto in gioco in una maniera che non mi piace anche solo perché mi hanno detto di farlo. Ecco, quindi, adesso mi unisco io con la mia educazione rispettosa. Vai. E il rispetto per se stessi si insegna il primo giorno di vita, no? Non obbligando mai un bambino a baciare alla nonna, alla zia se ne vuole, non obbligando mai un bambino a mangiare quando non ha fame, non obbligando mai un bambino a fare la pipì quando dico io, non obbligando mai un bambino a fare la caca quando dico io, non obbligando mai un bambino a giocare con un amico che non le sta su, che le sta sulle scatole, non obbligando mai a un bambino a fare una cosa contro la sua volontà. Questo è la base per insegnare il rispetto per se stessi. Quindi io non posso pretendere che mio figlio le dica di no all'amichetto che le dice vieni che ti tocco la patatina quando gliel'ho obbligato sempre a baciare il nonno, la nonna, dai un bacino, saluta perché abbiamo paura che diventino maleducati, no? Quindi il rispetto nasce da tutte queste piccole sottilezze. E quando io sto crescendo mio figlio, ok, e devo imporre la mia volontà, non ascolto mai il suo volere. Guarda, rispetto a questa cosa che dici, dimmi. Rispetto a questa cosa dici, avevo scritto sul mio sito, ci sono due articoli, uno per spiegare l'educazione sessuale ai bambini, l'altro per gli adolescenti. In quella dei bambini diceva proprio questa parte, c'è un video del qui non si tocca, no? È proprio la questione di dire già ai piccolissimi alcune parti del corpo sono mie e quelle parti lì le sono più limite dagli altri, esatto, se la mamma, cioè nel senso mi pulisce un conto, ma anche lì quali sono i significati e l'accesso al mio corpo. Poi vabbè, su questo ci vuole discorso... una diretta, Sara! Ci vuole No, perché adesso mi è venuto in mente tutto questo aspetto sulla sessualità della persona con disabilità, dove il proprio corpo alle volte è alla merce di tutti, perché tutti lo puliscono, lo toccano, lo fanno, e anche lì quanto poi che valore ha il tuo corpo, che quasi una persona neanche ci fa più caso, no? Sì. Viene un po' gestito così, in maniera approssimativa, quando in realtà... Con un sacco di patata, vieni, pulisci sì. Quindi impara un po', sì, si sente un po' sicuramente. Ciao Elisabetta, cosa dice? Questa frase mi rincuora sempre, ora mi faccio la registrazione e me lo ripeto con un mano. Cosa? Non so quale frase, però... Ma meno male! siamo contente davvero. Sara, abbiamo fatto proprio un'ora esatta. È finito.
Sì, è finito. Oh, ma io posso stare anche qua delle ore? No, e no, dopo ci facciamo una chiamata. No, non è vero. C'è il mio cucciolo che mi aspetta, però dobbiamo partire dal presupposto che non è che il bambino magicamente diventa, no, che la morsica di una mosca strana diventa strano, è che tutto va relazionato, collegato a come abbiamo vissuto i primi anni di vita, sicuramente. È un processo, un processo. Mia mamma ha sempre detto l'età anziana si costruisce da giovani, io dico l'adolescenza si costruisce da bambini, nel senso è una cosa che è un processo, no? Che uno dice la vecchiaia si costruisce quando si è giovani, no? Quindi con uno stile di vita sano, eccetera. La stessa cosa vale per l'adolescenza, cioè che la costruiamo anche con tutto quello che abbiamo vissuto prima e quindi possiamo mettere le basi per una buona crescita anche, ovviamente, anzi non anche, quando i bambini e le bambine sono piccolini. Sono piccoline. Sara, grazie davvero, a tutti. Grazie davvero grazie per mille. Tutto il tuo contributo. Spero che di essere stato di aiuto a queste mamme che stanno qua, magari con un adolescente piccolino, ma per tutti va benissimo. Magari ne parleremo con un'altra diretta sulla sessualità. Volentieri. Presto faremo una sull'abuso sessuale con la dottoressa Elvira, che è una psicoterapeuta, che potete andare anche a vedere sui miei video della pagina, che abbiamo parlato della masturbazione quando sono piccolini, di quello che è la sessualità. Quindi se vuoi salutare, vuoi dire qualcosa? Grazie mille, io se volete appunto vi aspetto ho un canale YouTube che non sono molto brava a gestirlo, si chiama Pedagogia ed Educazione Sara Balducci, sono un po' lenta nel mettere video, ho una pagina Facebook e un sito internet www.sarabalducci.it. Mi trovate lì per qualsiasi domanda e provo a mettervi dei riferimenti bibliografici rispetto a quello che avete chiesto prima, appena li trovo. Anche la pagina, magari se ti vogliono seguire, così. Datemi un pochino di tempo e lo faccio. Caso d'emergenza, chiamo la Sara. Eccomi. Va bene, grazie, ciao, Claire, grazie mille. Ciao. A presto.